si è svolta in occasione della Settimana Mondiale per la Pace, una preghiera ecumenica nella zona di Verona, vicino a Beigiala, Betlemme, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor William Shomaly. Un evento che ha visto la partecipazione di diversi sacerdoti e cittadini locali, oltre che a stranieri, tutti uniti in solidarietà con il popolo palestinese. Noi preferiamo la resistenza non violenta, perché Dio può rovesciare la bilancia a favore dei più deboli. Oggi si è pregato in tutto il mondo e ci saranno ancora delle preghiere durante tutta la settimana per chiedere giustizia e per fermare la costruzione del muro, affinché non si costruiscano mai muri di separazione, in particolare nella zona di Kremisan. Noi vogliamo giustizia invece di muri, vogliamo riconciliazione e pace. Una preghiera che è stata organizzata dalla Coalizione Nazionale delle Organizzazioni Cristiane in Palestina, insieme al Forum Ecumenico del Concilio Mondiale delle Chiese. Per l'occasione sono state lette delle invocazioni di pace, sia in arabo che in inglese. Mondo 2007. ونحن نقوم بهذا النشاط سنويا اسبوع صلاه وتضامن مع الشعب الفلسطيني مع التركيز على انتهاكات حقوق. Stiamo organizzando questa attività sin dal 2007, una settimana di preghiera in solidarietà con il popolo palestinese, concentrandoci in particolare sulle violazioni dei diritti, su temi come il muro, Gerusalemme, i detenuti e gli insediamenti. La scelta quest'anno coincide con quello che succede nel nostro paese. Cominciando domani, ci saranno oltre 31 paesi nel mondo in solidarietà col popolo palestinese, che credono nel nostro diritto come popolo, che ha un patrimonio e delle radici, e che merita di vivere con libertà e dignità. Non c'è più speranza ormai. Ma siamo qui presenti per chiedere al mondo intero, soprattutto a quelli che amano la pace e sono solidali con la nostra causa palestinese, di aiutarci a fermare la costruzione del muro. Noi non incoraggiamo nessuno ad emigrare, nonostante tutto quello che succede. Dove possiamo andare? Non è facile lasciare le nostre terre, perché chi ci accoglierà? Chi lascia la propria terra non vale nulla più, ma qui abbiamo valore perché siamo nella nostra terra e perché ci teniamo alla nostra storia. Un'intricata questione legale che ha visto la sottrazione di terreni agricoli di 58 famiglie cristiane nell'area per la costruzione di una porzione di muro di separazione.